Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo e buon inizio di settimana in questa diretta che io faccio ogni giorno nel tragitto che mi porta verso il mio posto di lavoro, chiacchierando, parlando del più e del meno e delle cose che magari i cittadini mi segnalano e io poi cerco di approfondire, di portare avanti. In questo momento sono in zona, ho fatto un giro leggermente diverso, zona dove c'è qua questa nuova pista ciclabile che prima o poi vedrà la luce, quindi siamo in via Algeri, una pista ciclabile molto controversa, sapete, una di queste tante piste ciclabili che a Siracusa verrà utilizzato dal signor Nessuno e da qualche suo intimo. Sabato mi sono fatto un giretto e ho notato che lungo questa pista ciclabile, che praticamente è prossima credo all'apertura, già sono avvenuti dei rattoppi, hanno messo delle griglie, quindi delle caditoie per far andare via l'acqua, ma vedremo nei prossimi giorni se queste caditoie funzioneranno, e lasciando i bordi grigi, per cui io ho fatto un post, ho scritto ma davvero ancora la devono inaugurare e già la stanno rattoppando? Cioè, ma io so che questi progetti, no? Ci sono stati fior fior di architetti, ingegneri, progettisti che hanno fatto questi progetti, ma questi progetti, le caditoie ad esempio, non dovevano essere realizzate prima di passarci la vernice? Suppongo che adesso faranno una nuova passata di vernice. Inoltre, sempre per quanto riguarda questa pista ciclabile, diversi cittadini davvero mi segnalano che laddove poi si unisce via Geri, inizia via Le Tunisi e poi c'è via Sicilia, nella rotatoria con via Sicilia i cordoli in cemento, cosa che io ho sempre sottolineato, sono praticamente in una posizione molto pericolosa. Chi sbuca da via Le Tunisi magari sbadatamente non ci fa caso, si trova questi cordoli di cemento davanti e alcuni di questi cordoli già sono frantumati, per cui va da sé che già alcuni mezzi ci sono andati a sbattere. Allora io invito nuovamente chi di dovere, che sia il signor sindaco, che sia, adesso non so chi sia l'assessore, forse sempre l'assessore Tota, forse è sempre lui, io invito l'assessore Tota e anche il nuovo assessore alla protezione civile, no? Che dovrebbe avere tra i primi cardini la sicurezza, a rimuovere questi cordoni in cemento, perché sono davvero pericolosi, perché se ci scappa davvero un incidente grave vi citeremo come attuatori di queste scellerate scelte di sperperare soldini che poi verranno utilizzati da signor Nessuno e altri pochi intimi. Vabbè, l'argomento del giorno è sicuramente la situazione delle scuole. Sapete tutti che ieri domenica pomeriggio il TAR si è espresso dichiarando illegittima l'ordinanza sindacale che dava attuazione alla DAD. Quindi oggi, lunedì 17 gennaio, i bambini, i nostri figli, i nostri studenti di ogni ordine e grado devono rientrare a scuola, fermo restando che già ieri sera si parlava di sciopero bianco e tutta una serie di altre manifestazioni che i nostri figli a oltranza vorrebbero portare avanti. Ora, io però in tutta questa chiacchierata di ieri, che ho letto poi tantissimi commenti, la politica, in realtà non è nulla di strabiliante, perché cosa succede? Succede che il governo nazionale si è ormai espresso per la didattica di presenza, no? Quindi va da sé che ha impugnato tutta una serie di ordinanze. Molto famosa, molto chiacchierata è stata l'ordinanza della regione Campania, che per prima si era espressa come contraria ed è stata impugnata, per cui poi gli organi governativi hanno dato ricorso al TAR nelle varie sedi distaccate e pressoché i capoluoghi di provincia, inizialmente probabilmente arriveranno anche nei capoluoghi, nei comuni, diciamo nell'interland siracusano, gli atti che fanno decadere appunto queste ordinanze. Però io voglio andare un po' oltre. Ma nel frattempo il caro nostro signor sindaco, io mi è sfuggita questa ordinanza, ma quando è che sta facendo partire la campagna di screening in questa città? Ovvero, io purtroppo l'avevo anticipato già in tempi non sospetti,
che il numero dei contagiati sarebbe salito a dismisura. A ieri, parliamo a Siracusa, oltre 5.000 contagiati, quindi il 5% della popolazione, se non di più, quelli che si sanno, perché poi chiaramente c'è una percentuale enorme di persone che non si sanno. Quindi, con la diligenza del buon padre di famiglia, ed essendo lui il responsabile della salute di questa città, lo sottolineo e lo ribadisco, è lui il responsabile della salute di questa città, io posso capire che lui, verso l'ASP che non ha consegnato gli elenchi aggiornati di chi è in quarantena, magari non abbia potuto fare più di tanto, per cui ad oggi assistiamo a persone che ancora l'ASP non ha dato gli elenchi, per cui il gestore Tecla non gli va a raccogliere la differenziata. Ma io questo lo posso anche capire, ma il fatto che lui ancora non abbia lanciato una campagna di tamponi netta in tutta la città, io questo sinceramente no, non lo riesco a capire, non lo riesco a comprendere. Allora, il nostro caro signor sindaco dovrebbe battere i pugni e immediatamente, no domani, oggi, lanciare una campagna di screening, così da individuare chi è potenzialmente positivo, così si fa la sua bella quarantena, rimane a casa e solo allora io posso dire che i nostri figli potranno andare a scuola in sicurezza. Ma manca questo passaggio che solo il nostro caro signor sindaco può fare. Quindi si chiami lui chi vuole, io non lo so chi deve chiamare, se deve chiamare l'ASP, il presidente della regione, il presidente della repubblica, il presidente di qualsiasi cosa lui vuole, si fa la sua vetrina elettorale, ma oggi pomeriggio lancia una campagna di screening dove tutti gli studenti vengono chiamati a presentarsi. Esito positivo, ti stai a casa. Negativo, domani riprendi gli studi. Questa è quella dovrebbe essere la buona politica. Alcuni la potrebbero chiamare populismo, ma non è populismo, perché queste cose che sto dicendo io le dico da 2 settimane. Il nostro caro signor sindaco in queste 2 settimane cosa ha fatto se non nulla? Punto interrogativo. Andiamo avanti. Tappami volontariato civico, l'avevamo detto, l'abbiamo fatto. Da oggi riprendiamo la nostra campagna raccolta fondi. Riprendiamo la nostra campagna anche raccolta, alcuni la stanno chiamando mappatura, raccolta informazioni su dove sono presenti le buche. Però io invito tutte le persone che già stanno scrivendo, oggi comincerò a rispondere loro, chiedendo appunto che andiamo insieme a fare dei sopralluoghi. Dovete anche fare delle piccole donazioni, vi preghiamo, perché altrimenti non ce la possiamo fare. A noi il comune di Siracusa non regala nulla, noi facciamo questo servizio di volontariato civico, malgrado ci hanno fatto delle promesse, non ci hanno mai regalato nulla i nostri cari politici, anzi addirittura sabato credo che l'assessore Tota ha fatto un comunicato, comunque ha risposto all'intervista dicendo che adesso facciamo la mappatura. Caro assessore Tota, la mappatura non serve a nulla, ce l'abbiamo noi. A che cosa le serve la mappatura? A spendere i soldini? A spendere risorse umane? Spenda questi soldini, spenda queste risorse umane per riasfaltare le strade, a mettere in sicurezza le buche ci pensiamo noi, non c'è bisogno di buttare altri soldini. Allora ci vuole, serve un piano dove dite guardate c'è il volontariato civico che ci può aiutare, perfetto, noi siamo pronti, abbiamo una decina di volontari già pronti, ne possiamo formare altri che andranno a mettere in sicurezza buche stradali. Se davvero dovete buttare soldi, comprate, andate in qualsiasi ferramenta in questa città, vi do i numeri delle aziende che producono bitume, quello che volete fare lo facciamo, comprate del bitume, li regalate a noi di Tappami e noi mettiamo in sicurezza. Nel frattempo voi, ingegneri, progettisti, scienziati, politici, tutto quello che è, vi andate a trovare i soldini, le risorse, vi abbiamo anche regalato, apro e chiudo parentesi, l'opportunità di cogliere, da cogliere tramite il PNRR, illuminare le strade, una su tutte, via Luigi Monti, la illuminate, fate i sottoservizi e gli realizzate un manto d'asfalto nuovo. Ve l'abbiamo regalato questa opportunità. Lo capisco, non la volete cogliere perché ve la regala un cittadino comune e non potete uscirlo dal cilindro magico, ma lo potete fare, non vi attaccherò, anzi vi farò i complimenti perché avete recepito un'opportunità da fare, da cogliere, ma fatelo. Il PNRR passa solo una volta. Spero che lo facciate,
per noi cittadini, poi tra l'altro voi mi pare vi dovete anche ricandidare, quindi cogliete le opportunità. Non ci sono soldi in cassa per comprare il bitume? Perfetto, defalcatevi il 30% del vostro lauto stipendio, non è un problema, noi il resto lo facciamo noi gratuitamente come volontariato. Volete venire con noi, facciamo campagna elettorale? Ci siamo, io posso venire, giriamo con la macchina insieme, metto il megafono, faccio i post pubblici su Facebook, si ringrazia l'assessore Toda che si è defalcato lo stipendio del 30%, una vera dimostrazione di interesse verso questa città. Queste sono le reali problematiche di questa città, non altre. Oggi, che tu, l'ho scritto ieri, alcuni hanno preso in giro, che tu sia un grande imprenditore, un dipendente pubblico, un assessore, un consigliere, ma che tu sia un disoccupato, uno studente, un anziano, un pensionato, oggi il tuo primo problema sono le buche. Le buche sono quel problema che riguarda tutti i cittadini, anche quelli che non vanno a votare. E io sono convinto che se un cittadino che non va più a votare perché è stanco delle vostre chiacchiere, magari gli facciamo capire che vi siete defalcati lo stipendio e con i soldi vostri, grazie a voi siamo andati a mettere in sicurezza, potrebbe darsi che magari torna a votare e magari vi vota. Di lavoro e me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti, fate le piccole donazioni, potete farle tramite il nostro IBAN dell'associazione, potete farle tramite la nostra PayPal, potete farle tramite TP, che è un sistema di raccolta fondi, tra l'altro ho scoperto che con TP potete fare voi le donazioni, anche cicliche, potete decidere che mensilmente donate 10 euro ad esempio, è una cosa molto bella. Oppure ancora il negozio da me, potete venire a trovare tutti i giorni dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso, c'è un'urna, venite, infilatela dentro. Oppure la cosa più bella in assoluto, perché io ho l'amica W, non dico il nome, che ogni tanto mi manda i messaggi, mi dice: Salvo, sono stato da, ti ho comprato 2 sacchi di bitume, 3 sacchi di bitume, quella è la cosa più bella in assoluto, perché il cittadino, mentre si va là a comprare il pennello, la bomboletta, quello che volete voi, nel frattempo fa un qualcosa in prima persona, compra dei sacchi di bitume e li lascia pagati per il nostro volontariato civico. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.